Buongiorno, le chiedo, insomma, Buongiorno. che settimana è stata per l'Avellino di lavoro e se col senno del poi, dall'alto della sua esperienza, non giocare con la Turris in questa fase per l'Avellino possa essere stato un vantaggio o uno svantaggio. Ma Grazie. che ne so? Ha fatto l'esperienza, ma che ne sai? Non si può sapere. Sicuramente abbiamo una settimana di lavoro in più. Abbiamo iniziato perlomeno a schierarci con due squadre a 11. Perlomeno qualcosa abbiamo iniziato a fare. È la prima settimana che facciamo di un certo tipo e di un certo livello. Non lo sa nessuno quello che possiamo fare in questo momento noi, nessuno. E purtroppo c'è il calendario che non mi sta piacendo, perché a noi rinviano le partite, gli altri giocano e noi abbiamo due trasferte, Viterbo e Palermo, che poi fare sì il risultato, però se ti vanno male ti creano anche apprensione. Perciò questa non è una cosa da sottovalutare per noi, perché sì, vabbè, danno tempo a tutti, no? Se si iscrivono al campionato devono essere in grado di giocare, se no è inutile che questi fanno il campionato, poi gli danno 15 giorni, qui ci gioca contro, poi si ritrova con un campionato, con un calendario ingolfato, perché noi rischiamo di fare 20 giorni, ogni 3 giorni giocare. Non è mica facile, non è facile tenere la concentrazione, è facile a livello fisico. Perciò, non so, mi auguro che lo distribuiscano bene, tutto qui. Mister, facendo appunto un passo indietro, se ci spiega un po' anche la modalità e il suo pensiero su quello che è successo domenica scorsa, perché c'è stato quell'arbitro che ha fatto cominciare la partita, non l'avesse fatto, si poteva anche recuperare il lunedì, il giorno dopo, e poi parliamo anche un po' dell'avversario di domani, della Viterbese. No, ma io ci ho parlato con l'arbitro, lui ha detto che è un sintetico e basta un attimo che smetta di piovere e la partita la porto in fondo. Però purtroppo qui ha piovuto fino alla sera alle 8, non è che potevi giocare alle 9. La Viterbese è una squadra che ha fatto bene rimanendo in 10 anche a Terni, perdendo forse il suo uomo migliore, che è Tunkara, o Tunkara. Ha dato dimostrazione di solidità, ha dato dimostrazione di idee, di forza, perciò è una squadra che ha fatto una bellissima partita, perché non è mai facile fare il risultato contro la Ternana. Perciò è una squadra che prende con le molle, bisogna fare una grande partita anche noi se vogliamo fare il risultato. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno. Una delle difficoltà o perlomeno fonte di preoccupazioni per domani sera potrebbe essere la carenza di chimica, di intesa anche tra i vari reparti da parte dei suoi ragazzi, atteso che praticamente c'è stata anche questa inconveniente di ulteriore verifica mancata con la Turris, cioè praticamente l'Avellino non ha mai giocato una partita seria importante e quindi questo potrebbe essere la mancanza di amalgama di quei meccanismi da oleare, potrebbe essere un problema Vabbè, serio. a noi, al di là delle partite che non abbiamo potuto fare, ne abbiamo fatta una ufficiale a Renate, dove per la prima mezz'ora abbiamo fatto fatica e poi abbiamo fatto discretamente bene. E andarsi a aggrappare a altre cose non mi va, non ho quel carattere lì. Noi dobbiamo, se non siamo bene, come si può dire, ben amalgamati, dobbiamo tirare fuori altre cose. Perché le squadre di calcio, specialmente all'inizio, nessuna è amalgamata bene. E giocano sui nervi, sulle concentrazioni, sulla fame, sulle motivazioni, che non devono mai mancare in C. Perciò iniziamo da domani a vedere che tipo di squadra siamo e che caratteristiche abbiamo. Perché io questo chiedo alla squadra. Al di là che poi nel giro di un mese sicuramente sarà un Avellino diverso, non è che possiamo stare ad aspettare un mese e poi iniziamo a correre, perché non funziona così. Bisogna rimboccarsi le maniche sin da subito, ci aspetta una partita difficile, lo sappiamo e ce l'andiamo a giocare. Mister, buongiorno, Buongiorno. io parlo sempre di mercato, ne approfitto, lo so. Proprio alla luce di quello che diceva, di un Avellino diverso, qualche giorno fa lei ha dichiarato, i moduli, più che i moduli, servono gli uomini e poi mi Io ho adatto, dichiarato quando ho parlato con voi. no? Sì, con noi, certo, Perché poi non ho più assolutamente. No, parlato. lo so, non parliamo solo in queste occasioni, assolutamente. Il fatto stesso che si stiano trattando in questa fase anche dei trequartisti, è possibile ipotizzare un Avellino
col trequartista, e poi se in mezzo al campo lei si aspetta magari qualche incontrista in più. No, incontristi no, ce l'abbiamo anche troppi. No, a me piace fare un tipo di calcio che... Io ho chiesto al direttore un altro tipo di giocatore rispetto a quelli che abbiamo. Ho chiesto una persona veloce davanti, con certe caratteristiche. Poi non ho chiesto più niente io. Io sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, perciò sono convinto che diventeremo una squadra forte, se non lo siamo già. Perciò vediamo quello che succede. Tanto è sempre il campo che dice come stiamo e com'è la verità. Tutto qui. Mister, buongiorno. Buongiorno. Come sta De Francesco e poi le sue valutazioni sull'ultimo arrivato Silvestri? Ma De Francesco ha fatto gli ultimi due giorni, si è allenato a parte, compreso oggi. Ora poi noi abbiamo la partita domani sera e verificheremo domani mattina le condizioni anche di lui. Se non rischia niente giocherà, se rischia la minima cosa come abbiamo fatto domenica, un minuto prima di iniziare, lo togliamo. Perché non ci possiamo permettere di perdere nessun tipo di giocatore per 15 giorni barra un mese. Perciò al di là di tutto quello che conta è l'integrità fisica dei ragazzi in questo momento. Silvestri non lo scopro io, hanno entusiasmo, una motivazione che è l'ideale per come vogliamo fare noi. Ragazzo anche di qualità, ragazzo d'esperienza, si è posto benissimo all'interno del gruppo, anche perché conosce già tutti. Perciò va tutto bene. Prego. Mister, buongiorno, ben ritrovato. Volevo Grazie. Tornare sulla Viterbese. Lei ha parlato insomma di una squadra che ha delle buone qualità, che ha pareggiato all'esordio contro la Ternana, che è una delle corazzate di questo campionato. Quindi che tipo di Viterbese si aspetta dall'altra parte del campo? Ma lì c'è un allenatore molto tosto, cioè uno che fa questa categoria da una vita, che è Maurizi. Io mi aspetto una partita gagliarda, tosta da parte loro, le motivazioni saranno al massimo, dalla Ternana all'Avellino, Bari e Compagnia Bella sono quelle indicate, Catanzaro, Monopoli, sono quelle che poi hanno più nome, Palermo. Le motivazioni se le creano già leggendo il nome dell'avversario, perciò io mi aspetto una partita difficile, una partita tosta, le previsioni dicono che pioverà, perciò sarà oltretutto ancora più difficile. Ma noi dobbiamo essere pronti, al di là dell'avversario, noi dobbiamo pensare a come giocare noi, a quello che dobbiamo fare. Poi vedremo. Mister, una curiosità, visto che non se ne è parlato, no? Il nuovo capitano dell'Avellino sarà Mirko Miceli, le volevo chiedere, insomma, se le va, come... Se non mandava non lo faceva. Ecco, come è caduta la scelta su Miceli? Ma hanno deciso, ragazzi, capitano è Laezza di quest'Avellino. Poi c'è Miceli, scelti da ragazzi, non essendoci Giuliano, lo fa Miceli, capitano e Laezza. Appena potrà tornerà dentro lo spogliatoio, perché per me è un riferimento importante, è un ragazzo che si sa far volere bene dai suoi compagni, si è presentato benissimo come uomo e come giocatore, a me se si è fatto male, io l'aspetto quanto prima nello spogliatoio, insieme a Mirko devono mandare avanti uno spogliatoio, sono loro i riferimenti. Sono loro che devono tutelare anche il gruppo. Tutto qui. Mister, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo le condizioni dell'attacco in generale. Lei la scorsa settimana ha pungolato un po' Maniero, ha parlato di calarsi un po' nella realtà, però dico in generale come ha visto l'attacco in settimana. No, ma non stanno male. E la situazione degli attaccanti è una situazione a verificare partita dopo partita. Qui il posto garantito non ce l'ha nessuno. Tanto meno Maniero, tanto meno Santaniello, tanto meno Gabriele Berardotto, perciò vediamo quello che ci dirà sempre il campo. Non è che c'è una coppia più avanti di un'altra, possono giocare anche tutti insieme come arenate. Perciò vediamo. Noi non... Io sono contento di loro, nel senso che si allenano al massimo, lavorano al massimo e credo che quando andranno dentro daranno soddisfazioni un po' a tutti. Mister, poco fa ha detto che le squadre, se i club, se si iscrivono al campionato poi devono giocare. C'era un riferimento anche a questa vicenda Trapani che sta diventando... Per me qui c'è un errore di chi controlla le società. Non è possibile nel 2020-2021
ancora far iscrivere una società e poi non farla scendere in campo, non fa... cioè è assurdo, come è assurdo che poi ti vengano a dire le rose a 24, 25, 26, sarà una società che le farà 27, 28, sono loro che pagano. Cioè per me è tutto sbagliato, onestamente, perché anche da parte dell'associazione calciatori, quando c'è da fare le battaglie vere, ogni tanto se ne dimenticano. Quando devono allargare una rosa, se una società a quel punto lì può spendere 2 milioni d'euro e spesi quelli non ne può più spendere, perché deve pigliare altri due perché lo dicano loro? Cioè per me è un controsenso, ognuno dovrebbe mettere un freno a certe situazioni, perché poi si verifica come a Trapani, che non giocheranno forse nemmeno domani, vuol dire che viene fuori in meno, noi abbiamo una partita a meno, cioè non lo so, non si fa una bella figura a tutti, onestamente.